Gli effetti delle sanzioni occidentali contro la Russia sono già arrivati alla popolazione, che spaventata corre ai bancomat, ma il contante scarseggia. La nostra situazione economica peggiorerà molto, ma non è paragonabile alle persone che stanno morendo per colpa delle nostre forze armate, racconta Anastasia. Il mondo finanziario russo è praticamente paralizzato in attesa di conoscere le banche che saranno sospese dal sistema SWIFT. La borsa di Mosca oggi è rimasta chiusa. La banca centrale, che già ieri aveva congelato le riserve di valuta estera, oggi ha più che raddoppiato, portandolo al 20%, il tasso di interesse nel tentativo di frenare il crollo del rublo. Per un dollaro ci vogliono quasi 100 rubli. Intanto continuano le proteste contro la guerra e gli arresti in tutta la Russia. Nell'ultimo giorno circa 3.000 persone fermate dalle forze dell'ordine a Mosca, San Pietroburgo e Nizhny Novgorod. La guerra di Putin non piace agli oligarchi, bersaglio delle sanzioni europee e americane. È arrivato il momento di porre fine al capitalismo di Stato in Russia, afferma Oleg Deripaska, un oligarca molto vicino al presidente russo, che non avrà apprezzato l'uscita del suo amico. Lo zar non sarà contento neanche della protesta crescente nel mondo dello sport russo. Dopo il tennista Rublev, anche il connazionale Danil Medvedev, numero uno al mondo, si schiera contro la guerra. Che dirà il capo del Cremlino, che ha usato lo sport per alimentare il suo mito?